Mi sono fatto un regalo, ho da tagliare un po' di legna e allora ho comprato un cavalletto della Oregon su Amazon. Vi faccio vedere un po' come funziona, com'è. L'ho pagato circa 40 euro. Lo vediamo insieme, vediamo il montaggio. È molto semplice, molto leggero, pesa meno di 7 kg. E poi lo proviamo con una motosega nuova. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Non ho fatto il video del montaggio perché occorrono sostanzialmente due cose: una laurea in ingegneria, anche breve, e una moglie che vi dia una mano. Allora io ho la moglie che mi dà la mano, mi sono salvato lo stesso. Ragazzi, io ho montato tanti mobili dell'IKEA, ma questo è abbastanza difficile. Ci abbiamo messo un'oretta buona, forse non siamo capaci noi, però le istruzioni non hanno aiutato moltissimo e quindi sono le battute finali. Sto tirando tutti i bulloni, mi sono messo in casa, è abbastanza robusto, devo finire di tirarlo come vi dicevo, ha la doppia scanalatura di qua e di qua e sembra fatto abbastanza bene, ma lo valutiamo adesso che finisco di montare il tutto. Cambio un po', vediamo, cambiamo tronchetto. Allora, quanto abbiamo qui? Abbiamo 18 centimetri circa. Cambiamo tronchetto, prendiamo l'ultimo, il più grosso. Per fare questo, che è molto grosso, mi sono dovuto mettere sulla parte asimmetrica del cavalletto. È fatto apposta per i tronchi più piccoli. Adesso vi dico il diametro. Abbiamo un diametro di circa 25 centimetri, che non è poco, eh? È un bel tronco, vediamo come va. Allora, vi ho mostrato un po' di immagini che avrete visto sicuramente anche sul video della motosega Ego, quella batteria, dove ho utilizzato per la prima volta questo cavalletto. È stabile, è veramente molto stabile. Qui addirittura ho caricato un tronco da circa 25 centimetri e dal momento che è corto e non ci sta in quella parte lì, vedete, Oregon ha messo a disposizione un cavalletto asimmetrico. Questa parte qui è più corta di questa, quindi posso caricare tronchi anche di un certo diametro e un certo peso a seconda della lunghezza da una parte o dall'altra. La stabilità è buona, guardate. Tenete conto che io sono in un giardino, quindi non è che sono in piano, non sono su un piano di cemento. Mi giro, vi faccio vedere ancora qualche particolare. Qui abbiamo il registro, ora sono all'ampiezza massima. L'ampiezza massima ha un'estensione di circa 25 centimetri, che è un po' quella del tronco. Ovviamente, vedete, io 25 centimetri ce li ho qua, a seconda di come mi metto. Qui sono un pochino più basso, riesco a incastrarlo. I denti fanno bene il loro lavoro, il tronco non si muove, è bello stabile, è bello fermo. Sono contento di questo acquisto perché pensavo di restituirlo quando l'ho visto a favore di qualcosa di un pochino più professionale. Mi serviva in emergenza, questo mi arrivava in 24 ore, quindi ho acquistato questo. Ma devo essere sincero, per 40 euro probabilmente lo terrò. È un buon cavalletto, devo essere onesto. È solo un po' difficoltoso da montare, però sulle istruzioni e su alcuni componenti, vedete, ci sono i numeri e ci si può aiutare. L'unica cosa che ho trovato un po' difforme è quest'asse qua di rinforzo, che secondo le istruzioni andava montato dalla parte opposta, ma onestamente non era possibile, quindi l'ho montato in questo modo, l'ho montato alla fine e non intermedio come dicevano loro. Mi sono trovato bene lo stesso. La bulloneria c'è tutta, non sfugge nulla. Ecco, vedete, qui abbiamo l'altro gruppo di montaggio, questo è il numero 2, troveremo anche il numero 3, poi c'è il numero 1 da qualche altra parte, eccolo qui. Beh, tutto sommato devo dire che è un buon cavalletto, quindi se vi serve un cavalletto da pochi soldi, io volevo provare quello da 24 euro della Einel, come vi dicevo non sono riuscito ad averlo e ho preso questo, ma lo terrò sicuramente perché mi sono trovato bene. È tutto per questo video, è stato un video breve, solo ripresentazione del prodotto. Se vi interessa vi lascio il link di Amazon, vi andate a vedere un po' le caratteristiche tecniche, se lo volete lo potete comprare da lì. Vi auguro una buona giornata, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo la settimana prossima.